Salve amici dello sport, nuova puntata di Viva lo Sport e questa volta parleremo di pattinaggio, uno sport che ha regalato diverse medaglie d'oro e campioni del mondo all'Aquila, uno sport che ha grandi radici proprio nella nostra città. E questa volta parleremo con il CPGA, Centro Polisportivo Giovanile Aquilano, che ha diverse medaglie e riconoscimenti su questo sport. Alessia Tolomello, com'è questa esperienza con i più giovani? Bella, comunque trasportare la tua passione a dei bambini è bello. Prima io pattinavo, ho pattinato per molti anni e adesso sono diventata istruttore tecnico grazie a Mario e ai corsi che mi ha fatto fare. E bello, è comunque un lavoro diverso dagli altri, poi lavorare con i bambini si sa è molto... Ci fa stare bene, insomma, non diventa una cosa pesante, anzi fa sempre piacere. Stessa domanda a Camilla Marchetti, un'emozione allenare le future leve, i futuri campioni del mondo, almeno si spera. Certo, è molto emozionante. Sì, emozionante. Sì, poi portare tutto quello che si è imparato, che si è immagazzinato negli anni a queste nuove leve. Certo, ovviamente gli diamo un grande aiuto, poi sono molto, voglio dire, già bravi, cominciano che già sanno pattinare, poi ci siamo noi e comunque li aiutiamo molto e si spera vadano avanti e portino grandi risultati alla squadra. Adesso siamo in una palestra, la scuola media Dante Alighieri, quindi quando arriva il caldo si trasferirà tutto il lavoro su una pista all'aperto, quindi sarà ancora più bello allenarsi all'aperto. Ma naturalmente, adesso c'è poco spazio qui, comunque si fa quello che si può, diciamo qua. L'importante è dare i primi insegnamenti a questi ragazzini. Certo. E quindi ci prepariamo, lavoriamo con anche divertendosi. Sì, molto, è proprio divertente lavorare con i bambini, si fa stare bene, sì. Cosa ti chiedono? Quanto tempo è che pattini, come mai hai deciso di insegnare il pattinaggio e non vuoi fare un altro lavoro e poi niente. Devo dire, queste sono le domande più frequenti. Vedo che ci sono molte bambine, è un gruppo misto, ci sono anche i maschietti, però il gruppo delle bambine è più numeroso. Sì, è vero. Come mai? È più da donna o perché in questo momento è trend fare pattinaggio per le donne? No, io non credo, penso più che... È un momento, insomma. Sì. Non c'è una moda, ma in questo momento i bambini preferiscono più il calcio e non sanno cosa sbagliano. Sì. Quindi anche lei è di questo parere, che insomma i bambini per il momento si avvicinano più al calcio, ma non capiscono l'importanza del pattinaggio. Sì, magari quando sono così piccoli sì, perché spesso lo reputano più uno sport da femmine, da donne, piuttosto che da bambini, però... Non è vero, perché ricordiamo comunque grandi campioni di pattinaggio tipo Gregory D'Ugento, che è uscito proprio dal CPGA.
insomma. Ricordiamo anche i campioni di un tempo, Marotta, Ruggeri, sono tutti bei maschietti, sì, e non femminucce. Certo, ma ce ne sono moltissimi, cioè si potrebbe fare un elenco immenso. Però anche le donne, è vero, è uno sport molto femminile, anche se comunque ti porta un fisico robusto e... Però voglio dire, è più bello il pattinaggio che la danza, per esempio, a parer mio. La danza non è uno sport, il pattinaggio sì. Il CPGA non è solo pattinaggio di velocità, ma anche una nuova attività che all'Aquila sta prendendo piede, ed è il pattinaggio artistico. E abbiamo vicino a noi due insegnanti. Quali sono le difficoltà a insegnare questo nuovo sport, almeno per l'Aquila? Le difficoltà non sono poche, perché comunque è uno sport molto difficile, perché già imparare ad avere l'equilibrio sui pattini è difficile, porta via molto tempo, quindi i bambini hanno molta fretta di imparare e vogliono subito correre sui pattini, però dopo, appena cominciano ad andare ad essere in equilibrio sui pattini, si divertono moltissimo, perché è uno sport che comunque unisce la danza al divertimento dei pattini, che ti dà un senso di libertà. Una gioia, un divertimento per queste giovani atlete. Sì, assolutamente. Poi la bellezza di questo sport è uno sport dove comunque non si smette mai di imparare, comunque si cresce sempre e si sta insieme, anche se spesso le gare sono individuali. Quindi nessuno è in panchina, perché tutte gareggiano? Sì, gareggiano tutte. Poi ci sono tantissime specialità nel pattinaggio, ci sono i gruppi, i quartetti, quindi dove i ragazzi gareggiano in 4 in pista, oppure in 6, in 12, oppure le gare individuali, come diceva Sara, dove si confrontano l'uno con l'altro a seconda dell'età. Uno sport che è importante anche la musica. Quale musica chiedono queste ragazze? Ma le musiche che ascoltano adesso, quindi Ed Sheeran, Benji e Fede, le cose che ascoltano purtroppo i giovani, e comunque è un bellissimo sport. È difficile trovare un certo tipo di musica per preparare e organizzare la gara? Sì, diciamo che è piuttosto difficile, e le musiche solitamente, diciamo, devono essere senza voce, quindi soltanto la base, e quindi è piuttosto difficile trovare una musica adatta. Anche perché spesso magari i ragazzi vorrebbero fare determinate musiche, come diceva Sara, quelle che vanno di moda adesso, però spesso non è proprio la musica adatta a loro, alla loro personalità, quindi è sempre l'allenatore o il coreografo che sceglie la musica più adatta per il ragazzo. Ecco, lei ha gareggiato in diverse gare. Sì. A insegnare a queste ragazze trova difficoltà oppure? A me piace molto insegnare, credo di riuscire a trasmettere molto la mia passione, e quindi le vedo sempre molto divertite.
Angelica, perché ti piace questo sport? Perché puoi pattinare, puoi fare l'angelo, puoi fare tante cose belle. E a te, Giulia? Perché poi voglio sciare. Mi però, piace pattinare. Però fa lo sci e il pattinaggio artistico, qual è più bello? Pattinaggio. E a te invece cosa piace di più di questo sport? Perché se magari faccio questo sport poi da grande posso insegnare a pattinare, oppure posso diventare una campionessa, oppure posso diventare esperta a fare la papera o l'angelo a un piede. Com'è l'angelo a un piede? Aspetta. È difficile? Sì. Molto difficile, però adesso stiamo con l'insegnante e lo possiamo imparare. E a te invece cosa ti piace di più di questo sport? Il salto semplice e la papera. E su quale musica ti piace eseguire i movimenti? Tutte. E non c'è proprio una preferenza? Qualsiasi musica? Sì. E le tue maestre, i tuoi insegnanti, cosa ne pensi? Sono brave. Lo stesso pensiero? Sì. E se vorresti invitare una tua amica, cosa gli vuoi dire? E che qua puoi imparare tante cose belle, puoi imparare a fare il carrettino a un piede, la trottola, una paverella, il passo incrociato all'indietro. Quindi divertimento assicurato e facciamo tanto tanto sport. Sì. Ok, allora andate ad allenarvi. Ciao!